Sette partite del Messina contro Erra, contro il San Biase, contro la Gelbison, nessun successo, probabilmente le statistiche le riconoscono determinati meriti, è stata un'ottima Gelbison soprattutto nel primo tempo. Sì, è un dato per me, è un dato personale che mi rende orgoglioso, e però conta la squadra ha fatto un'ottima prestazione al cospetto di un avversario di valore, a mio avviso il migliore nel campionato, però questa Gelbison è venuta a Messina a giocare con piglio autoritario, con grande personalità, e penso che il risultato alla fine rispecchi quanto visto in campo. Alla distanza siete stati costretti più a difendervi che a offendere, c'è da dire che per merito di Spiguzza, ma non solo, avete conservato la porta inviolata. Sì, anche se direi che nel complesso abbiamo concesso poco, il primo tempo soprattutto solo la traversa di Gnoff se non sbaglio, per il resto una partita abbiamo controllata senza rischiare più di tanto, il secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, è subentrata un po' di stanchezza, non riuscivamo ad essere aggressivi in quanto il primo tempo ed è normale con la qualità che al Messina ti può mettere in difficoltà, però tutto sommato tranne due tiri da fuori aria e qualche mischia direi che abbiamo concesso poco a una squadra che annovera tra le sue file giocatori veramente di caratura superiore. Al Messina non sono bastati 13 calci d'angolo, quasi un record, eppure nel finale del primo tempo avete probabilmente anche sfiorato il colpo grosso. Sì, anche nel finale se ne è avuto due palle gol importanti, quindi direi una partita tutto sommato piacevole con una squadra, il Messina che cercava la vittoria, con la Gelbison che ha saputo soffrire al momento giusto, però non ha mai rinunciato ad attaccare quando le è stato possibile. Siete indubbiamente la sorpresa del torneo, c'è Città di Messina che prova a contendervi questo terzo posto e questo ruolo, siete andati molto al di là di quella salvezza che lei ha sempre indicato come obiettivo stagionale. Sì, secondo me l'abbiamo raggiunta la settimana scorsa con 46 punti, quindi adesso 47, abbiamo ancora 7 partite per provare ad entrare nei playoff, un obiettivo che dati alla mano, alla portata di questo gruppo che da 27 partite sta giocando veramente con grande personalità, quindi sono fiducioso per queste ultime 7 partite perché vedo una squadra dopo un periodo di appannamento che sta giocando anche fuori casa con un piglio autoritario. Che valenza possono avere questi playoff? L'anno scorso il Cosenza li ha vinti, avrebbe probabilmente meritato di ottenere la promozione in Lega Pro, quest'anno così non l'avrebbe contesa fin qui al Messina. Si riescono a trovare determinati stimoli? Ma per noi sì, perché siamo una piccola realtà, quindi sarebbe storico centrare questo traguardo. Del resto abbiamo una squadra molto giovane, quindi sarebbe per noi una bella soddisfazione. Tra l'altro per me personalmente sarebbe la terza volta dopo Nocerina e San Biase, quindi è normale che come obiettivo può essere comunque un obiettivo prestigioso, soprattutto per una piccola realtà.